Buongiorno amici, questo è il minuto 91esimo ante Lazio Bologna e fra poco sentiremo già pronto in linea il primo amico, ne sentiremo due in questa ante. E cosa posso dirvi? Io l'avevo detto questa mattina a delle persone, preferivo la vittoria dell'Unicredit che a quella del Napoli, perché tanto l'Unicredit è irraggiungibile perché, come già sapete, chi ricorda le partite con l'Udinese e con la Sampdoria, ricordatevi i rigori inesistenti dati alla Roma, e sono 6 punti in più, dovrebbero essere almeno 4. Però ecco, tant'è che è andata così. Il Napoli menomato dall'infortunio al centravanti, Milik se non sbaglio il nome, e non credo che potrà fare di più in attacco. Ho visto la difesa ignobilmente ignobile, che ne so, forse non dico niente perché non avendo le prove, ma mi sembra veramente una partita molto strana da parte della difesa del Napoli. Noi dobbiamo vincere col Bologna per vari motivi: uno, perché siamo sicuramente più forti del Bologna; due, perché abbiamo una squadra che può lottare per le prime tre piazze, scusa, la prima che è della Juve, ma per le prime quattro piazze. E allora bisogna andare avanti, bisogna vincere. Peccato solo quella sconfitta con la Juve, avremmo avuto un punto in più, e se domani vinciamo avremmo superato l'Unicredit. Quelli che non dovevano neanche stare in serata, avete visto che è uscito sui giornali, è una cosa scandalosa. Poi io vorrei sapere un'altra cosa: perché si fa la caccia alla Viola e alla Juventus, ai bianconeri, per i bilanci, le cose, e chi c'ha 171-173 milioni di euro di debito, nessuno fa niente, nessuno gli dice niente. Boh, questi sono i misteri del calcio, di questi campionati falsati da anni. Ma le vittorie della Juve sono sacrosante, attenzione, sono sacrosante. Gli amici juventini non se ne abbiano, ma sono sacrosante. E il problema reale è che altre squadre hanno avuto dei grandi regali, e sappiamo benissimo chi è quest'altra squadra. Allora, terminiamo, speriamo che la difesa ballerina del Napoli resti ballerina anche quando giocheranno contro di noi. E Maurizio Andreozzi, e andiamo? Bene, tutti contenti che il Napoli ha perso, perché noi dobbiamo... Io ho preferito un bel pareggio. Sì, è vero, ma siccome ero convintissimo... Certo, però fra le due ho preferito la sconfitta del Napoli, perché Napoli lo si può superare, quell'Unicredit no, perché poi i rigori fioccano. Sì. E lui stava a giocare a Marcas, Galaion, Amsic, ci sono 10 giorni perché era una ricerca a Lazio. Però quello di Marcas non aveva il centravanti, si è visto che anche lì non è centravanti. E certo. E certo, purtroppo per loro... È una squadra che gioca parecchio e fa cose dentro l'aria, non gli metti la punta che ti inserisce il pallone dentro e da perdere poi. Eh sì, hai detto benissimo. Qualcuno ha fatto con lo sbaglio da normale.
fidato del fisico, si è troppo fidato della palla da fuori. Sono pari che non si sa niente, lo fa però. E va bene. Sono pari che fa proprio la Lazio, questi qua che si ascoltano quindi. Sono pari che si rivedono sempre. Però quando avete vedere, non passerei, ma butti il calcio d'angolo o la butti voi, insomma. Certo. Non puoi aspettare che la palla esce fuori da sua. Certo, infatti. Si fanno, purtroppo può capitare la giornata negativa. E come ho detto, può capitare la giornata negativa, e come ho detto prima che tu intervenissi, avrai sentito, speriamo che sia una giornata negativa i difensori del Napoli anche contro di noi. No, non è giornata negativa i difensori del Napoli, è troppo fidato di se stesso. Certo. Può darsi, hai detto bene, perché delle volte gli errori vengono fatti non per imperizia ma per troppa fiducia in se stessi. Esatto, hai detto benissimo. Certo, come no, sono punti preziosi. Senti, Lazio-Napoli, che noi vedremo quasi vicini, io mi porto gli auricolari, così quel signore lì, quel signore lì non ci rimbalza, a meno, perlomeno a me non mi rimbambisce dall'inizio alla fine della partita. Affari tuoi che ci hai vicino. Senti, no, dai, fai un commento su Lazio-Bologna. La Spugna? Sì. La Spugna sulla carta dovrebbe essere Lazio, perché a Bologna gli manca due qualificati, gli manca destro, e non so quell'altro giocatore, mi sembra che pure non sta in fuori. Quindi sulla carta la Lazio sono tutti solamente dei titolari, parlo io, non gioco solo Bastos. Eh sì. Rientra, basta, ci sta, ci deve stare, o se non c'è stato, c'è anche un posto di davanti mancato, quelli degli attaccanti di Bologna. Certo, infatti. Parola, ecco, ci manca Biglia, però ho visto che Parola sta sostenendo benissimo. Ecco, bravo, ecco, questo fatto ci ha abbastanza, non sorpreso, ma ci hai un po' riconciliato, perché temevamo molto. Sempre visto come centrocampista di rottura, diciamo così. Ecco. Senza un buono. Sì. E invece due partite sta facendo anche come centrocampista di intelligenza. E certo. Quello che invece la Lazio non hanno ancora, che molti giornali ma ancora capito, che Lazio c'è un grosso giocatore, vedi qui Stavic, sì, lui stava che deve sempre dare Lutino, e certo, e guarda, io l'ho detto, e in più ha preso Lazio, che lui stava pure, se vuoi la dire, sta mettendo in, come no, bravo, e lui ha preso la Lazio, cioè io non avevo paura la Lazio, non cambia giocatore di ragazzo serio. Sì, io sono convintissimo che l'acquisto di Milinkovic e Savic è uno dei più grandi acquisti di questi ultimi 10 anni. Deve diventare 21 anni, che ancora deve completare la formazione, che però in campo da tutto, non tira dietro la gamba, non tira dietro la testa. Esatto. Salta benissimo, le dà e le prende, senza recuperare, senza piangere le spalle nessuno. Vero, bravo. Poi dicevo che sta male di Dio. Sì. Sono verde. Dovrei portarvi esempio di cose, che a Napoli, se mette i gol, segnò con la mano. Sì. L'arbitro non vide niente, stava dando il gol. Poi per un eccesso di stima chiede cose, lei ha toccato la cosa, dice sì, ho toccato la mano. Allora, a cose in quel caso dopo fare un momento. E abbiamo perso. E invece per la consegna con Lu Blanche stiamo andando tutto il mondo che segnava la mano. Sì, infatti. E me ne portavo sugli altari e dal palo, eccetera. Sì. Ai centri dei ragazzi. È un esempio che non giocava a pallone. Per il resto lasciamo perdere, non è esempio di nessuno. Certo. Anzi, è un cattivo esempio. Sono d'accordo, mio caro Maurizio. Senti, tu, oltre all'acquisto di Milinkovic, io penso che ci abbiamo 5-6, è una squadra molto giovane la nostra, che chiaramente... Lazio è una squadra più giovane della Serie A. Eh sì.
chiaramente non ci aspettiamo tutte vittorie o tutte belle partite, ci sono anche gli alti e bassi. Certo. E noi abbiamo un grosso problema, ok, da che fa? Ecco, ecco, io mi auguro. Oggi ho visto proprio di chiedere a giocare nella primavera della Sampdoria. Sì. Cercare i capelli, tale e quale fratello. Però come viso, come taglio di capelli, tale e quale. Come gioco un po' diverso, anche come fisico, quello di maturare. Certo. Il 99. Senti, a proposito di primavera, ma questo nostro Rossi che segna? Rossi ha segnato al 94esimo, come oggi. È uno che è dignoso, che combatte. Mi è piaciuto anche Muzzi. Che si chiama proprio lui. Bene, cioè sono due ragazzi che potrebbero. Sì, se non sarebbero per strada possono essere buoni, ci vuole attaccati. Gli altri vanno tutti la dice, perché chiaramente diceva giusto bene lo Spiga, ha intervistato questo allenatore poi l'altro primavera, che l'altro ha fatto il cambio del generazionale. Sì. E quindi chiaramente noi possiamo vedere ogni anno vincere gli studenti per avere la Coppa Italia per avere eccetera. Si sta comportando bene, però chiaramente c'è una marea di 99 ecco. Potrebbe non essere in grado di arrivare a una fine. L'altro sono maturati. E certo, comunque. Però sono fino a farlo bene, quindi. Ecco, bene. Senti, allora, io ti saluto che abbiamo pronto il nostro prossimo ospite. Speriamo che tutto vada bene sul campo. Ok. Benissimo, caro Maurizio, a domani allora. Ciao. Sempre Forza Lazio. Bene amici, adesso siamo pronti per il prossimo ospite. Avete sentito il nostro Maurizio Andreozzi, come al solito sempre preciso. E ecco, e vediamo il prossimo ospite se è pronto. Ecco, è pronto, la regia ci dice che è pronto il nostro prossimo ospite. E chi è? È lui, è il nostro Nicola Del Vecchio. Nicola, allora siamo pronti? Sì. Oh, io preferivo un pareggio, come dice Maurizio, però fra le se una delle due doveva vincere, preferivo che vincesse la Roma per vari motivi. Non so te. Per vari motivi. No, io preferivo che vincesse il Napoli, veramente. Comunque, niente, non l'ho vista la partita, stavo vedendo adesso un po' qualche sprazzo nel primo tempo, ho visto come ha segnato il primo gol proprio per una deficienza completa di Koulibaly, vabbè, quindi come sempre, se c'è un rigore lo danno alla Roma, oppure se c'è una cavolata, insomma, un difensore che ti permette di segnare, è pure questo a vantaggio della Roma. Certo. Per carità, poi alla fine penso che abbia meritato, però insomma il primo gol è sempre quello che poi indirizza. Pronto, mi senti? Ecco, sì, ti sento bene. Sì, dico, è sempre il primo gol quello che indirizza la partita. Certo. Nell'altro, quindi si dovrebbe partire sempre da lì. Comunque va bene, in questo caso, come dici te, però c'è una situazione, sembra, perché siamo all'ottava giornata, certo, però c'è una situazione, sembra che se per esempio questa sera la Juve si imbomba, comunque bisogna vedere pure se riuscirà a vincere pure la Juve, perché sì. Non abbiamo per scontato nulla. Certo. Però, se dovesse vincere la Juve, ci sarebbe una situazione nella quale c'è una squadra come da pronostico che tutti quanti hanno fatto, che è praticamente in fuga, e poi ci sarebbero parecchie squadre, secondo appunto anche dell'eventuale vittoria della Lazio, speriamo di andare con il Bologna, che si troverebbero superato il Napoli in seconda posizione. Perché il Napoli è secondo, adesso è diventato, che diciamo così, terzo, perché è superato dalla Roma che stava a pari punti con Lazio, Milan e Chievo, se non ricordo male. Sì. E qui
quindi c'è una situazione nella quale, appunto, al di là di chi sarà in seconda posizione insieme alla Roma domani sera, ma nella quale teoricamente un gruppetto di squadre, tutte quante, mettiamoci anche l'Inter che sta leggermente dietro, ma se vince, e tutte quante lì a lottare per la seconda e la terza piazza. E certo, certo. Ecco, e quindi in questo caso ci troveremo un campionato che è appunto apertissimo, non tanto sulla vittoria finale quanto sui piazzamenti che contano. Ora, è chiaro che, diciamo, che le squadre più forti, anche dal punto di vista dell'organico, poi magari alla fine hanno sempre la meglio, però diciamo che la Lazio, che ha avuto un avvio di campionato da un certo punto di vista facile per le squadre che ha incontrato, tranne due, e quelle due sono state due sconfitte purtroppo, però poi le squadre, diciamo, che lottano per l'Europa incominciamo a trovarle adesso, perché non ci dimentichiamo che dopo il Bologna, che comunque è una squadretta, ma è una squadra che sa giocare a calcio, c'è il Torino, e quindi incomincia una serie di, diciamo, se vogliamo, di spareggi, sì, per i posti che contano, cosa che finora la Lazio appunto non ha avuto, perché le squadre che ha incontrato non erano certo avevano come obiettivo l'Europa, metti Udinese, metti Pescara, tutto quello che vuoi, però quando tu incominci a sentire Torino, allora adesso ti stanno le orecchie, e certo, e quindi insomma vedremo, ecco, quindi non solo è importante domani per raggiungere il secondo posto teorico, insomma, no, che comunque no teorico, anche di pratico, nel senso che poi il secondo posto ci stai te se vinci, però è importante anche in prospettiva, perché adesso non mi ricordo, poi dopo il Torino comunque c'è una serie di squadre che diciamo è a un livello un po' da attenzionare. Sì. Se supera abbastanza brillantemente questa fase, che poi finirà anche con il derby del 4 dicembre, poi mi sembra dopo c'è pure l'Inter, diciamo, finirà l'anno praticamente con squadre, appunto, partite molto impegnative, però appunto alla fine dell'anno ci deve arrivare con una posizione classifica che ti permetta di sognare, tra virgolette. Certo, certo. Ecco, e questo sogno è da domani che si ha la sua prima tappa. Sì, hai detto bene. L'importanza massima che riveste la gara con il Bologna. Sì, che da un certo punto di vista ci dice abbastanza bene, teoricamente, perché diciamo... Sempre teoricamente, certo. Non avendo destro, però comunque è sempre una squadra di tutto rispetto, e quindi... Sì. Senti una cosa, Nicola, prima di salutarci, perché con Maurizio abbiamo anche accennato alla giovane età dei ragazzi della nostra rosa, siamo la squadra più giovane in Serie A, sì. non temi che questa gioventù potrebbe portare a qualche passo falso, qualche scoramento in una partita difficile? Io mi auguro di no, sono tutti ragazzi ormai abituati alla Serie A, penso, quasi tutti. Tu che dici? Sì, io non sono bravo, però io la penso in modo diverso, nel senso che per me i giovani mi danno più fiducia. Mi danno più fiducia perché hanno più entusiasmo, hanno più voglia di emergere e sì, di lottare. Si dice contro i giovani che siccome non hanno esperienza e magari in certe partite c'è l'esperienza, per carità, questo è vero, però mettiamola così, che magari in una partita tipo appunto che può essere il derby, che può essere Lazio-Napoli, che può essere Lazio-Inter, dove ti trovi davanti i campioni, e allora magari l'esperienza conta. Certo. Ma nella partita di domani, secondo me, ci dà un enorme vantaggio questa cosa. Sì, per me. Sì, è così. Sì.
Sono abbastanza d'accordo, ma anche contro le grandi squadre, perché se tu c'hai dei giovani ottimi come Milinkovic, c'hai dei giovani ottimi come Keita, e questi ogni partita per loro è come un esame, si devono sempre confermare, e perciò Roma, Inter, Napoli devono, daranno. Guarda per esempio il cammino del Milan finora, no? Sì. Che tu prima accennavi alla, diciamo, alla Roma, che penso sicuramente ne avrei parlato, che comunque si ritrova con dei punti in classifica sicuramente più di quello che meritava. Sì. Guarda pure il Milan praticamente si è preso i 3 punti con noi che non li meritava. Certo. Si ha rubato 3 punti alla, che, qual era, la Sampdoria, quella che è stata sconfitta, sì. Sì, Quella che è alla stata Sampdoria. sconfitta da 3 a 2, è l'ultima partita, praticamente si trova con dei punti in più che non meritava, ma si trova però con una squadra di giovani, pure il Milan, eppure questo vuol dire qualcosa, perché Sì. poi quando alla fine entra il ragazzino, cioè il 18enne, Locatelli, e ti fa vincere la partita comunque con un gol bellissimo contro la Sampdoria, Sì, certo. questo qualcosa conta. Allora, per tornare al discorso che facevamo prima sui giovani, quando tu hai dei giovani che valgono e li fai giocare, e la Lazio ti fa giocare grazie Certo. a Simone Inzaghi, allora questo poi alla fine conta, Sì, sono quindi d'accordissimo, sono d'accordissimo. Bene, allora, caro bene, Nicola, allora sì, e noi ci allora salutiamo. non ci resta che dire con Lazio domani e sperare e sperare nel galleggiamento delle alte sfere. Bene, bene. Senti, un abbraccio, noi ci abbiamo l'appuntamento per andare allo stadio insieme e naturalmente chiudiamo col Forza Lazio, questo è di rito. Benissimo, Bene, d'accordo, ciao, ciao d'accordo. A Nicola, domani, ciao, 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 ciao. ciao, ciao. Avete sentito il nostro Nicola Del Vecchio? E allora concludiamo con il grido necessario. Forza Lazio! Ciao a tutti!